alla fine stavo valutando di prendere un'altra moto. Certo richiede qualche sacrificio, però così apriamo quella grande per i viaggi, in città sarebbe più agile, non so che ne penso. Grande! Addirittura, questo entusiasmo, non immaginavo, uno ti va in concessionaria. Ma come si fanno ad essere entusiasti? Sono così carini! Come carini? Scusa, ma di che stai parlando? Quei due ragazzi, lei si è alzata per andare in bagno, lui ha tirato fuori dalla tasca un astuccio con un anello, se l'è guardato un sacco di tempo, tutto emozionato, ma sono convinta che lei torna dal bagno e lui le chiede di sposare. Ma allora non è emozionato, è spacciato, approfitto lei sta in bagno e vado a dissuaderlo. Dove vai? Stai qua! Ora che sarebbe meglio comunque, ma alla fine abbiamo fatto, a tavola al ristorante faccio i fatti degli altri. Quella sì che è magia. Sì, va buona. Mica come te che me l'hai chiesto sotto casa, davanti ai bini dell'immondizia, senza nemmeno l'anello. Ma mo che c'entra sta cosa? All'epoca ero giovane e pragmatico, ma soprattutto, ma che ce ne importa mo di questi due? Ma mi stavi ascoltando? Sì! Sì, sì, vabbè. E quindi nulla, alla fine ho dovuto cazziarlo. Un po' mi è dispiaciuto che stavamo davanti a tutti e... Che bastardo! Ma boh, bastardo, non è che, cioè, gli ho fatto una cazziata, non è che l'ho ammazzato. Ma no, tu! E chi? Lumi! Ma io lo sposino? No, lo sposino, quello è così carino, lasciali stare. Quello si è fatto dividere il conto tra lui e lei. Ma dove siamo finiti? Ma infatti, ma dove siamo finiti? Ma io me ne stavo a casa. Io comunque devo riconoscerti un'abilità. Perché farsi parte degli altri è facile, ma è multitasking su diversi fronti. Ci vuole talento, eh? Non esiste più la galanteria, questo è il problema. E la boh, ciao. Comunque alcune coppie fanno proprio una brutta fine. Di chi stai parlando adesso? Dello sposino, del bastardo o di noi magari? Ma no, no, quelli a quel tavolo. Ah, un tavolo nuovo, certo. Da quando sono arrivati stanno col cellulare in mano. Ma infatti che triste, eh? Uno sta a tavola, si fa i fatti degli altri, invece fa due chiacchiere, si guarda il cellulare. Stamattina sai che ho preso il drago per andare in ufficio? Ho trovato un sacco di traffico, quindi li ho bruciati tutti. D'altra parte il drago è comodo per questo, no? Tu non ci crederai, ma quando sono arrivato c'erano solo alieni, erano appena sbarcati. Che dici se come dessert prendiamo un calippo all'acido solforico? Sì, sì. Buono, eh? Magari lo condiamo con due chiodi, due viti, due bulloni. Va bene. Domani ho deciso di comprarti una borsa. Grande! Io proprio ieri ne ho vista una, ci ho lasciato il cuore in quella vetrina, ma allora mi leggi nel pensiero! La storiccia ci senti tu, eh? Che intendi? Niente, lascia stare. I signori gradiscono qualcos'altro? No, grazie, nulla, però mia moglie può dirle quello che prende il resto della sala. Mi scusi? Lasci stare, mio marito scherza. Io sto bene così, grazie. Benissimo. Ah, ho sentito che avete finito il cheesecake. Questo potrebbe essere un problema perché ci sono almeno 3 persone che lo vogliono. Il conto, per favore.